Capital, buongiorno ancora, venerdì, oggi è venerdì, sì, 5 di gennaio, domani è la Befana, fine dei giochi. Allora, stavamo parlando dei social, cosa che dobbiamo capire, che ancora non abbiamo capito dei social, se sono amici, sono nemici, se ci aiutano oppure no. Allora, aspettavo questa chiacchierata perché mi piace tantissimo il professor Davide Bennato, che è docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi e che ha sempre una visione molto laica e anche molto lucida su quello che ormai sta dominando le nostre vite. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Caritas. Che poi ci diamo del tu, Davide. Quindi sì, ci conosciamo. Va bene. Allora, ci aiuti a capire, cioè semplificando un pochino, no? Che cos'è che ancora non abbiamo capito bene? Che i social fondamentalmente sono una versione potenziata delle cose che facciamo nella vita di tutti i giorni, e dove per versione potenziata intendo sia in positivo che in negativo. Quindi in realtà sono, fammi dire, delle cartine al tornasole che riescono a rivelare sia degli aspetti tipici della nostra identità, sia degli aspetti più profondi che magari nella nostra vita quotidiana non sempre esercitiamo, e come spesso capita, gli aspetti più profondi non sempre possono essere quelli più, diciamo così, lucidi o quelli più chiari. E quindi non sono esattamente uno strumento neutro, come qualcuno dice, non sono affatto neutri, cioè se aumentano quello che abbiamo intorno, dobbiamo avere il libretto delle istruzioni. Guarda, sono dei catalizzatori, se dal mio punto di vista, cioè nel senso riescono a potenziare tantissimo aspetti delle nostre capacità relazionali, quindi sicuramente il libretto delle istruzioni, questo vale non solo per i ragazzi ma anche per noi adulti, perché ovviamente nessuno, come si dice giù al sud, nasce imparato nell'utilizzare questa tipologia di strumenti. Quindi sapendo che funzionano come degli elementi, in inglese si dice di empowerment, di potenziamento, bisogna stare molto 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 attenti. Ma è vero che l'algoritmo e l'intelligenza artificiale stanno mandando le nostre vite dove vogliono loro? Beh, questo è un po' più controverso, nel senso che sicuramente gli algoritmi, c'è, che questi diciamo, sì, dispositivi che permettono di mettere in ordine le cose che accadono nei social, siano essi basati sull'intelligenza artificiale oppure no, sicuramente interferiscono con le nostre interazioni sociali e col modo con cui noi esprimiamo la nostra identità online, proprio interferiscono. Però sicuramente questa interferenza, se uno sa e la sa gestire, in alcuni casi può essere utilizzata in maniera positiva e in maniera opportuna. Senti, che cos'è, com'è che ci dobbiamo comportare con i nostri figli? Tu hai dedicato il tuo ultimo libro, che è in uscita il 19 di gennaio, a tua figlia Federica, che tra l'altro ieri ha compiuto 13 anni, no? Quindi insomma è una giovanissima ragazza che si affaccia alla vita. Ad esempio mia figlia, che ne ha 14 compiuti, a marzo ne fa 15, non ha ancora i social. Io credo di essere una delle poche mamme in Italia, o non so, spero, non lo so, non so se faccio bene o faccio male, non è che mi vanto di questa cosa, però io ho deciso che i social soltanto più avanti, quando avrà formato un po' di più la sua corteccia, non so. Tu che ne pensi di questa cosa? È sbagliato? Sono un oltranzista? La sto proteggendo? Non la sto proteggendo? Come la valuti questa cosa? Guarda, citando Natalia Ginzburg, ogni famiglia ha il suo lessico familiare nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Io ho fatto il passo di farli utilizzare piano piano i social, fondamentalmente per alfabetizzarla, e soprattutto perché, come spesso capita, tutta la rete sociale che le stava intorno, quindi c'erano i nipoti, i compagni di scuola, utilizzavano già questi strumenti e non volevo che si sentisse tagliata fuori, ecco, detta in maniera proprio classica. Però sicuramente, devo essere sincero, faccio una grande opera di supervisione, più che altro perché da lei imparo un sacco di cose, ma soprattutto perché vedo anche in che modo queste giovanissime generazioni stanno cominciando a utilizzare questi strumenti, sì, anche, alcune volte anche in maniera creativa, positiva, ecco, vorrei dire questa cosa. Nella maniera creativa e positiva. Secondo me non bisogna tanto lasciarli lì da soli, sono un po' come la televisione dei nostri tempi, che ci abbandonavano volendo lì, avevamo questo grande schermo a disposizione, i nostri genitori sparivano dal radar perché erano impegnati in altro, perché lavoravano, e noi stavamo soli davanti a questa cosa qui. Forse i social sono l'equivalente, ma più potenziato. Guardi, dico la verità, da questo punto di vista i social media sono più potenti / pericolosi, perché
mentre la televisione è un mezzo di comunicazione, appunto, come si dice, un broadcast, no? Cioè noi potevamo solo fruire di quei contenuti e poi eventualmente condividerli con la nostra, con i nostri amici, parlandone, eccetera, eccetera. Invece nei social i contenuti che riceviamo possono essere anche, c'è anche un canale di feedback, no? Li possiamo commentare, li possiamo condividere e così via dicendo. E questo ovviamente li rende degli strumenti molto, molto più delicati, che sicuramente hanno un ruolo molto più forte nella costruzione dell'identità delle giovanissime generazioni, e permettimi di dire, non solo. Quindi secondo me bisogna stare molto attenti a questo processo. Io per attenzione intendo non la demonizzazione, ma sicuramente una supervisione molto più da vicino. Certo, certo. La società del XXI secolo di Davide Bennato, che uscirà il 19 gennaio, magari avremo modo di tornarci, perché è dedicato a tua figlia, no? Fai una dedica, proprio dici che crescendo possa prendere coscienza che il mondo digitale è una splendida opportunità, a patto di conoscerne le regole e svelarne le ideologie. Grazie davvero, buon anno. Grazie, buon anno a tutti. Radio Capital. That's life.